Buon pomeriggio. Grazie del raid a Fenrir, grazie a voi di essere qui, grazie dell'hype train che parte. Welcome back. The Witcher è incredibile a dirsi, perché non mi aspettavo comunque un'esperienza simile, ma è davvero partito. Cioè, ora siamo dentro l'opera come in qualunque altro videogioco, e la cosa comunque mi emoziona. Anche perché mi ha coinvolto più di quanto avrei pensato il primo capitolo. Baldo will return. Sì. Sì. Fenrir utilizza i suoi sub-goal per inserirmi nella sua schedule. Questi abusi domestici sono sempre così assecondati dal pubblico che non capisco davvero la sensibilità dell'uomo dov'è finita. Ai ai ai. Vamonos. Potrei parlarle spagnolo per una settimana. Sarebbe equo. Faccio io il sub goal a 10.000 sub, parlo a Fenrir in spagnolo per una settimana. E la esaspero fino alla follia. So che alcuni stanno avendo problemi con Twitch, cosa che quest'estate sembra essere il quotidiano, il dramma italiano, il dramma quotidiano di questo periodo. Ora ho riattivato il volume sperando che non torturi le nostre e vostre orecchie, speriamo, incrociamo le dita. Ma sono stato contento della mia puntata, diciamo, inteso come segugio insistente e aggressiva da videogiocatore la scorsa volta, con le varie Echinopsis, Cincillarium, insomma, come si chiamavano quelle piante maledette, perché per quanto siano state una battaglia vincibile, che se avessi voluto caitare fin dall'inizio avremmo vinto subito, non avrei mai voluto accadesse così. Ho cercato in tutti i modi di assecondare il design. Sono contento di vedere anche i limiti del primo The Witcher lato gameplay. È una cosa che mi affascina, è una cosa che trovo interessante anche nello scoprire lo sviluppo di CD Projekt Red rispetto al proprio lavoro. Come il mio vorrei che arrivasse nei confronti dei miei contenuti. Allora, Skmem, 12 mesi di sub, grazie di cuore, bentornato. Anakin 97, welcome to the Covenant. Seeker of Fire, tier 1 per 2 mesi, grazie. Fleasy, Martin Ruther King, grazie. Dario, anche a te, 41 mesi. Benvenuti. Carica partita. Bando alle ciance. Ciancio alle bande. Let's dive into it. Foresta nella palude. Giro il microfono in maniera più corretta. E che bello tornare nel mondo di The Witcher. Che cosa piacevole. Ah, a proposito, ho ricevuto anche consiglio tecnico di migliorare, ecco qua, un po' la qualità della camera. Perfetto. Sono pronto a tutto. Sono pronto a tutto, ma sono anche consapevole del fatto che eravamo arrivati a un punto nel quale molte queste erano completabili. Quindi adesso io vado qui, mi risolvo questo problema. Perfetto. Abbiamo questa pianta che non mi sembra di aver mai raccolto. Quanto corre con la spada? Troppo. Ecco qua. Disponibili nuovi ingredienti. Infatti non l'avevo mai raccolto. Allora, io direi per ora di continuare a esplorare la palude. Non abbiamo il quick travel, quindi fondamentalmente la mia intenzione oggi è quella di non fare troppo fetch questing, ok? Andremo a prenderci i premi di quello che ci siamo meritati quando saremo soddisfatti di aver vissuto la palude al meglio, anche qualora ci fossero dei risvolti di trama, purché non sembrino definitivi o senza ritorno, ok? Quanti episodi ho visto di Hunter for Hunter? Per ora credo 6 o 5. Quindi è molto presto per parlarne, quello che vi direi ora non sarebbe lusinghiero per niente. Mi fido però tremendamente della sua fama e della maturità che svilupperà dopo, o dell'originalità, o insomma del sentimento, della struttura, dei personaggi, insomma. Tempo al tempo. Tempo al tempo.
nei primi 5 episodi, forse ho visto il 6, è stato traumatico. Per chi ha visto molti shonen. Esploratore Scoiatella, l'ho visto, eh. Guerriero Scoiatella. Alleati, tra l'altro. Torre del Mago, ingresso in una nuova area. Una viverna, è così piccola! Ammazza pure il veleno adesso. Oh, qua ci schioppo, eh. Via, via, via. Wow. Ma è bellissimo il difficulty spike. Questo, non le piante. Questo è un bellissimo difficulty spike della palude. Ok. Picchia, picchia, picchia. Quindi cominciamo a dover... dobbiamo cominciare a pensare di prendere... pozioni, unguenti. Ok. Se, cioè, o meglio, se no. Scusa. Più che altro dovremmo proteggerci contro il veleno, perché il veleno è un problema. Noi non abbiamo rondine. Quindi, anche se abbiamo rondine, ci ha purgato così tanto, eh. Ok. D'accordo, attenzione. Nickfum, oh, ma state proseguendo in un hype train meraviglioso. 21 mesi di tier 1, grazie del supporto. Mutas Void, Not Avocado, Axoren, anche te un anno. Bye bye 2000, welcome to the Covenant. Sono convinto di dirvi, vi renderò orgogliosi nei prossimi mesi di Sutorima. È una promessa che vi faccio. La realizzerò. Ok. Questo è tipo sanguinamento. Dolore, no? È tosta! Wow! Ghiandole velenose, membrana alare e carne di viverna. Ibonez, welcome. Plim, anche a te. Grazie di cuore, di tutto cuore. No? Boom, il dot. Ok. Esatto, conviene salvare spesso qui. Il che in realtà potrebbe anche significare un interessante approfondimento narrativo su quanto effettivamente i Witcher, per quanto forti, non stiano semplicemente a giocare al Superman del mondo degli umani. Possono essere uccisi facilmente da creature immortali come queste. Fatemi sapere se il volume del gioco è troppo alto rispetto alla mia voce, se mi sovrasta un po', o se anche siamo troppo vicini, ci tengo molto. Ok, quindi abbasso un po' il gioco. Perfetto, eccoci qua. Ditelo sempre, mi raccomando.
Allora, abbiamo capito quello che serve per in qualche modo distruggere l'incantesimo. Wow, che bel design la torre. È un posto importante, eh. Solo che qua non possiamo muoverci comunque, è tutto bloccato. Ci sono rumori di fauna, nulla di troppo grave. Occhio di corvo. Vediamo. Ok, non importa. Si potrà entrare? Interessante. Una struttura del tutto non magica. Mi piace questo dettaglio. Semidistrutta, crollata. Non credo sia accessibile. Ovviamente non è accessibile. Porta della torre. Dovremmo risolvere l'enigma degli obelischi per farlo. Ok. Molto bene. The obelisk seems ancient. Pity I don't understand these runes. Non ti preoccupare, io ora devo solo andarmene da queste piante. Guido 14, Aegis Puff Now, welcome back. Grazie di cuore. Questa è la casa del nonno? Sì, perfetto. Andiamo a vedere il bosco dei druidi. Non mi dispiacerebbe un focolare a questo punto, però è anche vero che non stiamo livellando. E sorprendentemente ci mancano ancora tantissime forme di build up del personaggio con i vari incantesimi. Abbiamo cannon fodder. Merda. Pericoloso sto posto, eh? Ok, venite qua, forza. Ok. Il filtro della lama che toglie l'acqua. Perfetto. Molti resti. Raccogliamo tutto. Comportiamoci bene, poi in caso analizziamo il nuovo codex. Avendo ucciso la viverna potrebbe esserci qualcosa. O forse il libro che abbiamo comprato ci compensa tutto, eh? Amici, davvero. Ehi, forza. Benissimo. Perdonatemi, credo che sarete d'accordo con me sul fatto che chi non luta è perduto, no? Se io trovo un'orda di nemici e una pianta che spawna, scappo dalla pianta ma luto i nemici, no? Ah, mi hanno anche avvelenato. Oh, non c'è mai
un secondo in cui ti lasciano in pace queste creature, eh? Incredibile. Venite, The Runner, venite. Sperando che non spawniate all'infinito, vorrei esaurirvi in fretta e con efficacia. Sì, ma devi usare gli incantesimi, grazie. Minchia, ci ho colto metà. Ok, perfetto. Allora, resti, resti. Ci siamo fullati. L'esperienza che facciamo fa schifo. Disponibili nuovi ingredienti. Sto facendo un massacro, sì. Oh, eccoci qua. Allora, dai, su, lasciami in pace, ho da fare. Perfetto. Molto bene, Simon Paolo. Grazie, welcome back per il 19° mese. Allora. Tra l'altro posso anche ingrandire un po' il sub goal, no? Qui ci sta. L'avevo spostato per The Witcher, ma penso che possa stare anche qua sopra un po'. Teniamolo graficamente estetico. Ecco qua. Servirebbe un'ombra, ma ce la metterò next time. Allora. Eccoci. Wow. The boy. Welcome to the Covenant.
Facciamo così e ci teniamo i talenti di bronzo per quando troveremo un altro segno. Ugo. Il o un? Oh, wow, 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 wow. Odd place. Looks like these giants froze mid-motion. Must have been some time ago. Bravo Geralt che tocca tutto. Immaginavo. Cioè, palesemente un ordine, no? Palesemente un ordine. Odd place. Looks like these giants froze mid-motion. Must have been some time ago. Beh. Vedremo. Vedremo. Inutile forzare la mano. Però qui è chiaramente avvenuta un'esplosione. Decisamente. Abbiamo fatto un'annotazione. C'è qualcosa? Tutta quest'acqua liberamente esplorabile. Al ghoul, finalmente. Finalmente. Kalkstein. Venite, amici. Venite, amici. Venite, amici. Tutti qui, tutti da me. È il momento di fare l'MMO. Perché, a quanto pare, The Witcher 1 vuole questo. E io sono pronto a darvelo. Senza vergogna, aia. Non ho più allocco? No. Venite, miei cari amici. Bello il cast, mi è piaciuto moltissimo. Bello anche questo, che non entra mai. Ma non ci sono più nemici qua. Vabbè. Questo è quello che facevo io nelle catacombe di Lineage 2, ragazzi. Quelle di Dion, magari. A posto. E Kalkstein sarà sempre più contento. Finché non sono piante, è tutto gestibile. Incredibile. Ecco qua. Il contratto degli Al Ghul. L'ho detto io. Oh. Base per pozioni... Una sostanza alcolica per pozioni forti. La prendo volentieri. Quindi penso che ci mangeremo un po' di carne. E ancora un po' di pollo. Che cazzo è successo? Ah, ho detto minchia, un simbolo rosso col vento. Ci pensavo che fosse una cosa negativa. Mi sembrava una cosa bruttissima. Ok. Torre crollata. Ok. Ruggitivare. Obelisco di Kesath. Forbicine. Mirto. Morti affogati. Looks like this tower collapsed on its own.
I guess the swamp's not the best place for buildings this big. Voi ci vedete qualcosa? Perché è buio? Oh no! È apparsa una pianta? Eccole. No, no. Torre del mago. Io dovrei uccidere tutti, ma mi sembra... Ok, dove siamo? Ma davvero siamo tornati... È così piccola la palude? Quindi quella strada dov'è? È raggiungibile? No, non lo è. Ah no, ok, quindi il grigio non è un blocco totale, perfetto. Io adesso vado qua. È molto più piccola di quello che sembra la palude in realtà. E ora vado verso est. Perfetto. Dove sono gli altri? Aia. Oh mamma mia, la pianta. Aha! Eccoci. Non, io... Vabbè, vi aiuto, dai. Se no qua... Ok. Usaracino. Bentornato. Tuttologo fallito. Anche a te. Grazie. Mi rendo conto che potrebbe... Oh no. Potrebbero non essere live super interessanti, ma faccio del mio meglio per potervi dare una prosecuzione che abbia un'intelligenza e un percorso. I'm sleepy. Screw co-op existence. Come back tomorrow. Come back tomorrow. I'm sleepy. Questo è il macrocefalo da morire, o sbaglio? No, è un elmo soltanto ridicolo. Va bene, credo che debba buttare la mia rondine allora. Come back tomorrow. Ho capito, davvero, cioè, con quale... Come back tomorrow. Ci fossero stati dubbi su quello che dovevo fare. Come back tomorrow. Va bene, io però non butto la rondine così a caso, quindi per ora esploriamo. Allora. Ma sapete che non ne vale la pena. Ne facciamo un'altra piuttosto. Merda. Cosa manca? Eh sì, devo fare un gabbiano bianco. Solo che io volevo... Vabbè. Ah no, ma non basta. Non può essere utilizzato come... Quanto pare no. Quanto pare no. Fare un allocco però. Ah, ora sì. Ah, non ho spazio. Quindi finendo i materiali, cavolo, devo cominciare a vendere cose. Solo che la pozione rondine l'ho sempre potuta fare anche senza quel meccanismo del gabbiano, eh. Potassio, welcome back. Allora. C'è anche da dire che se esiste razzismo all'interno o specismo all'interno del mondo di Witcher, forse, a quanto pare, gli scrittori hanno voluto dargli una base comunque. Perché insomma, mi rendo conto che tu possa sviluppare una certa intolleranza verso un paragone di specie quando il nano gli parli e fa c'ho sonno e scorreggio. Cioè, un dubbio ti viene.
Humans are intruders. We aim to win back our world. Va bene. Be good enough to leave me in peace. Sì, d'accordo, è il domani. Di Kurelans, grazie. Be careful talking to elves. Always eager to fight angry when I think of my kinsmen rotting in human towns. I feel I'm laughing. Adiabla pass. Adiabla pass. Ah! What do you seek? You bother me. What do you mean? Some of our greatest died combating humans. First when your kind arrived in these lands, then recently when we again concluded we couldn't abide mankind's tyranny. Quindi sei tu razzista. You couldn't find one because you can't distinguish it from common plants. Come scusa? Sei accecata dall'odio. Eccoti delle caramelle. I don't remember elven history. Tell me about Fenowed. Why should I? Wait. I've long carried this book I need no more. Read it, and you'll learn of what I speak. Oh mio Dio mio, che fastidio questa. Thank you. Dono di Lara. Infatti l'avevo già letto sto coso. Anche perché i fiori li abbiamo, quindi. What do you seek? You bother me. What do you mean? Some of our greatest died combating humans. First when your kind arrived in these lands, then recently when ecco we again concluded we couldn't. Ecco perché avevo spostato il sub goal. Mannaggia. Now I know. Era per i sottotitoli. Ah, è vero, ho la pozione per i talenti argento. You're blinded by hatred. I've picked Fenowed. Show me. I sense it will be something amusing. Oh no. You do know Fenowed. I thought wrongly about you. Madonna. Don't apologize. Think. Not all humans are mindless barbarians. E mo, quindi? You... E quindi? Not entirely. I can describe Bermarigold. You... Not... Then... Be good enough to leave me in peace. Infatti, esatto. Nel mondo di The Witcher gli umani sono incredibilmente razzisti, ma al tempo stesso la maggior parte degli elfi non fa nulla per aiutare a ridurre l'odio. Ok, ma non sembra esserci uno scopo per trovarci qua per ora. Per ora, almeno. Andiamo nel bosco. Sì, il nano sta sicuramente ancora scorreggiando. Va bene Mike, Jacoponi, grazie. Starleashed, welcome back. Vediamo. L'abbiamo bevuta. Ah, questa la beviamo. Quindi stiamo andando verso sud, andiamo qua. Ah, il gabbiano bianco è stato... Il gabbiano bianco è stato mandato via. Qua non c'è gabbiano bianco. Dite che è caduto fuori da lì. E basta. Mamma mia, che molesti.
Mamma mia. Ok, è rimasto in accampamento. Vado. Con la spada sguainata ci vorrà poco. Provate a immaginare quanto ci sembrerebbe lento il gioco adesso, togliendo la moto della velocità. Quanto sarebbe terribilmente... Mamma mia, danno un punto esperienza all'uno. Ok. Cavatevela da soli, dai, su. Ci manca... Ok. Va bene. Ci manca soltanto la quest delle pelli, solo che non so dove andarla a pescare. Unstore 9, welcome back. Grazie di cuore. Nuovi ingredienti disponibili? Davvero? Weird. Oh no, non volevo. Vabbè. Too late. Approfittiamone. Azzardare, sai? Ma per livello del personaggio. Come se ci fosse un paragone. Allora. Ma cavolo. Ok. Isola della Viverna. Attenzione. Mi chiedo cosa troveremo qui. Ah, tre viverne? Ok, questa è da giocare con un po' di calma. Allora. Rondine. Glu glu glu. Poi, sì, bimbi, aspetta, poi. Spada d'argento. Ok, ora facciamo veramente male. Ripristiniamo un po' gli HP. Ok. Viverna. Ah, minchia, pure il veleno? Mi aspettavo sta situazione. Dov'è l'allocco? Ok. Non casta mai, ovviamente. Si incastra sempre il cast. Che male. Merda, mi hanno incastrato. Si ferma e non casta, anche se premo il tasto con una certa calma dopo che ha finito l'animazione. Ok. Ah, mi sono mosso, scusate, ho osato muovermi. È molto immersivo il combattimento così, sì. Però, dai, andiamo. Prendiamo il buono. Diciamo che non avevano
né un HUD designer né un combat director che facesse equilibrio di gioco. Subiscono danni sti cosi. Perché sono creature che magari non sputano fuoco, ma sono arancioni. Quindi magari bisogna ammazzarne una alla volta. Sì, magari le atterriamo con hard come se fossero cani. Merda. È una buona idea. Oh, il lupo, le pelli! Vabbè, dopo, eh. Vediamo. Come no? Funziona da Dio. Ma non muore. Non muore comunque. Cioè non la atterri, ma non la sciotti poi. Lupo, via la pelle? Oh, perfetto. E quindi la mettiamo una alla volta. Ci sta. Accetto lo scambio. Merda, mo ci crepo qua. No? No. Ok, ho salvato. Nulla mi spaventa più. A vedere, va. Allora. Ho molti dubbi, ragazzi. Sono tre. Ma come funziona sta cosa? Non posso essere sottolivellato. È virtualmente sbagliato poterlo immaginare. Ho fatto tutte le quest, ho ucciso tutti i nemici. Ho giocato più spesso di notte che di giorno. Però guarda, proprio sottolivellato. No, no, non è possibile, non ci penso proprio. Facciamo dopo, dai.
Ok. That smell must have died ages ago. Lo sapevo io. Sì, vorrei leggerla. Tasto destro. Lo sto premendo. Forse sono ancora in combat per loro. Ok. Agire, la situazione richiede. Il nome della nostra organizzazione con il saluto segreto. Leo Varden. Ok. Ok. Lupi? Lupini? È arrivato l'avventuriero! Venite, lupini! C'è l'avventuriero! Voi sì che dopo le viverne e le piante siete pericolosi! Povere creature! Questa dove arriva? Ammazza! Non proprio l'istinto naturale migliore, lupini. Datemi le vostre pelli, così ho tutte le quest secondarie completate. Il completismo gioisce. In modo unico. Quanto sangue. Allora. Ok. Mi è caduta una bomba. Bosco dei droidi. Oh, che bello. Loro avranno qualcosa da dirci, eh? Ben lontani dalla palude. Huge trees, strange symbols, tamed beasts, even a dryad. This must be the Druid's Grove. No shit, Sherlock. What is it? I seek a boy missing from the brickmaker's village. I've not seen him. The brickmakers claim you change children into dryads. Fools! Only adults are accepted here. Children would only trouble us. As for dryads, ask them yourself. Farewell. Vampires and fledders fear garlic. Welcome to the Druid's Grove, traveler. Okay. Greetings. Marvelous place. I come here when I need to think, and the peacefulness helps clear my mind. Even a witcher is welcome here. One more word about my accepting my otherness and finding the home I never had, and I'll cry like a baby. Sarcasm only serves to expose your inhibitions. Ooh, an elven psychoanalyst. I spent decades among humans. I find your kind as complicated as the schematics of a flail. Decades? Live that long among humans, you're bound to become more like them than you ever wanted to be.
Are you speaking from experience, Monster Slayer? A sharp wit. I'm Geralt. My name's Yavin. Let's talk. Yes. Let's talk. Yes. I'm looking for Witcher's work. Then I'll ask you a favor. I need a letter delivered to Vizima, where I'm not welcome. As a Witcher, you should find little difficulty tending to monsters on the way and avoiding trouble with the guards at the city gates. Who's the letter to? I'd be obliged if you could deliver it to Vivaldi, a dwarf living in town, and then return his reply to me. Okay. I'll do it. I'm going to Vizima anyway. Thank you. What can you tell me about your kind? What makes you elves tick? Let us pray beneath the trees, for the trampled heather, for blood that has been shed, for fate that has been destroyed. Okay. I'm not sure I'm understanding this. For death inflicted by sword, for the pain of others and our own. What can you tell me about for the for nice. Vabbè, molto interessante. Vale tanto oro quanto pesa. People claim we burn intruders, we trap in wicker cages. Oh, lei. Esatto, ma come fa un bambino a essere tramutato in... Vorrei depositare qualcosa? È una locandiera? Oh no, mi manca una pelle di lupo. Gwynblade. What's that mean? White Wolf. You know me? Your name precedes you. You may know more than me. I remember nothing of my past. Some things are better forgotten. Nevertheless, I do feel sorry for you. Can you help? Sadly, no. Perhaps my sisters from Broccolon could help, but they are far away. Quindi il fatto che possa avere un deposito della mod... Ok, funziona. Però... Perché ci conosce così tanto? Le mie sorelle a Broccolon. Parlamene un po'. Tell me about Broccolon. Broccolon is the dryad homeland. A wilderness untouched by humans. Those surrounding Broccolon wish to claim our forests and thus humans and dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless, but how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? That's sad. Ah, minchia, dai, ma reagisci un po'. Tell me who, why don't you reach a compromise with the humans? Ha! You treat concessions as weaknesses and believe acts of goodwill are traps. You will never accept our otherness. Our otherness. What are you doing here? Tis a secret. Though I'm taking the chance to visit this grove of old, beautiful trees. Tell me about your lives. Broccolon is our home, Ithlin our lady. We live in harmony with the forest, flowing through the thickets and knowing the forest's secrets. Are you happy? Like humans, we have joys and sorrows. Though our end is near. The war with the humans continues, and our numbers diminish. Ma anche nel cioè, nella mod, cioè, nell'originale The Witcher, queste creature hanno anche i genitali texturizzati? Davvero? I seek a boy. The brickmakers claim druids seized him to transform him into a dryad. Only girls can be dryads, no boys here. Just wanted to make sure. I would show you where young dryads come from, but... Yes? I wish to remain faithful to the Broccolon tradition.
We only take in men to procreate and just the strong and agile. We want the girls born of their seed to inherit their father's fortitude. I've been accused of many things, but lack of physical prowess is not among them. I believe you. But the ritual requires a man to prove himself a skilled hunter. Pure te! Bring me a wolf's pelt. Eccola, guarda. Capirai. You have proved yourself a skilled hunter. E l'hai chiesto un Witcher? But one obstacle remains. What's that? Witchers are sterile. We dryads don't acknowledge intimacy without procreation. Ma scusate. Conosce il nostro passato o percepisce che siamo uno strigo e ci chiede di cacciare un lupo? Un lupo. Prova il fatto che sei un cacciatore? A un Witcher? Anziano? Ci chiede di cacciare un cane aggressivo? Di taglia media? Va bene. D'accordo. Intimacy without procreation can be good. How? Ma che cosa? Ma sta giocando? Ma questa creatura sta giocando? Le driadi sono... Non conosco in questo universo narrativo se sono creature semplici o complesse. Mi sembra dai suoi dialoghi che fosse molto intelligente e capace. In che senso, how? Puoi non avere una cultura congrua o vivere in un universo in cui le regole sono completamente diverse, cioè distinte, ma insomma. Una coppia abbracciata può smuovere la terra su cui giace, migliorando la crescita delle piante? Mio Dio! Cioè, questa è da disperati, non può funzionare. Non può funzionare. Ah, sta giocando con noi. Ok, ok, ok. Il sesso allevia la fatica, migliorando il funzionamento del corpo e della mente. Dipende quale, come e quando. Il piacere è un bene. Sì, vabbè, ma... Sex relieves stress, improving body and mind. We dryads must be vigilant and agile to defend our home. Il mio corpo and my body demands love. Would you like to be with me? Yes, for the day. Come. Io non ce la posso fare. È tutto così cartunesco e ridicolo. Mio Dio. Mio Dio. Oh, Gesù. Dio mio. Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Cioè, non c'è neanche... La brillantezza del dialogo sembra uno sketch comico fatto a vignette. Vabbè. D'accordo. D'accordo. Andiamocene a fanculo, che è sicuramente più interessante, va? Beh, ho qualcosa da leggere? Ah no, il giorno dite il codex. Sì, ma ora, ma certo che lo leggo il codex. Certamente. Ora voglio fare un po' di cose e poi... Abbiamo 50 missioni da finire, ragazzi. Radura dei taglialegna. Carine queste oasi di persone. Oh, scusa. Listen, I've received news that my children in Vizima have fallen sick. Show me what. Well, nothing special. A piece of red ore.
A flask of alcohol and a silver ring I inherited from my father. I can throw in... Sì, certo! So it's a deal. Give my greetings to the children. You can be sure I will. God's bless. Quindi abbiamo anche il minerale? Ah no, è un potenziamento dell'arma schifoso. Pensavo che fosse un meteorite. Fuck. Vabbè. Dai, abbiamo fatto una buona azione. My love stayed behind in Vizima with the herd, King Fontes. I long for the end of Felix's ewes under protection. Foolish indeed. I understand not what quarrels humans have with dwarves. Elves are another story. High time we finish them off. Che bei dialoghi hanno. Best not wander out into the swamp. Tutti unici. A few rookies set forth, never to be seen. Who are you? Geralt the Witcher, a friend. And we'll see. And you? Yaren, I speak for the Lumberjacks. Can we talk? Speak. Any jobs for a Witcher? Despite the danger, the beasts leave us alone. So nothing? Perhaps, for someone willing to take a risk. I'm listening. But the Begetic plant should be blooming in the swamp. I understand it's valuable. The drug it makes is. Collect some blossoms and we could both earn a... I wade through mud, face danger. Then we split the profit? You don't know what Begetit looks like, nor where to sell it. Invece sì. Ma ce l'ho, lo so. Okay. Vabbè. Let's play herbalist. Ho preso il libro. Great. Begetit blossoms look like red orchids. Clumps. Ask those living in the swamp if you can't find them. I'll deliver the flowers to the fairy. Sì, ma sei una sola, perché io ho fatto un percorso pagando denaro per ottenere... I was supposed to collect beg... Problems? Right. Speak. Are you responsible for the logging? No, we scare off woodpeckers. Of course we're responsible. We're lumberjacks. Work for yourselves or someone else? We're independent, though we secure orders from merchants like Luvarden. We get weeks of work and a decent return. Get along with the locals? Nothing but a bunch of deviants. The brickmakers babble about their lords and the underwater world, and the druids don't like the trees being felled. Godspeed. Nabonedo. Flan, grazie. Cursed trees and some tether themselves to trees. Loquaci. Strada attraverso la foresta. Occhio di corvo morto affogato. Abbiamo completato la mappa? Fatto spawnare delle piante. Però a me preoccupa aver perso la pelle di lupo, quindi vorrei andare a controllare se possiamo prenderne un'altra. Allora, questo era il percorso intended per la trama. Beh, è un bivio. Cazzi loro, scusate. Con tutto l'affetto, no? Zephira and Obelisk merged. The old spell still work. Finalmente ne ho trovato uno, cazzo. Non ce la facevo più. Finally. Zephira and Obelisk merged. The old spells still work. Finalmente si attivano sti affari. Quanto l'aspettavo. Mi sa che questo non ce l'ho però. Amici. E invece sì. Zephira and Obelisk merged. The old spells still work.
Mi posso metterci qualcosa? No, non lo so ancora. È un segreto. Ma ce la faremo, dai. Ah, sono tornati a viverci qua. Bravi. Magari spostare i cadaveri. No? Troppo lavoro? Lupo Nero, welcome to the Covenant. Grazie di cuore. Ale Yapi, Jung Boogie Boo. Grazie. Davvero. Michael DJ, Tommaso. Greetings. Greeting, my lord, greeting. What's with you? Not now, but when I was six, a brick fell on my head. I was playing a game where you toss a brick in the air, counted five and ran so the brick wouldn't bop you. Never was good at counting. They say the brick made me stupid. Mm-hmm. If you need help getting somewhere, you come to the right place. Then this must be my lucky day. The swamp's wide and deep, with mosquitoes up your arse. Who lives here? Living here, we got druids. Did I hear you mention mosquitoes? Damn buzzing bloodsuckers! There's more of a year. You'll find that most by the tower. The tower? Yeah, if you go straight west and then south by the hut, you're sure to reach the Magi's Tower. But it's shut, and there's nothing but blasted mosquitoes. Tell me about the brickmakers. Brickmakers is us. Just there. Straight on, and there's the village. That's where you'll find the elders, so you need anything else. Where are the lumberjacks? Lumberjacks sticks. So where exactly do they log? Should have said that from the start. South of the brickmakers' village. Minchia, potrei parlare tutto il tempo così. How about monsters? We got monsters and many. Will-o-wisps and mammons that keep a decent brickmaker from getting home when he's a bit tipsy. Anything else? Else we got mosquitoes. Where will I... That's the furthest nook in the forest. With beautiful trees and wild beasts sitting with druidens. That'll be straight southwest, but you need to pass the loggers or take another path. Hard to say what. Farewell. Farewell. Oh cazzo. The what? The druids didn't take your boy. If I find him, I'll see to his safe return. The boy is gone. A warning to all. We must prepare. Prepare for what? The water lords and I. Farewell. Through me speaks the tradition. I like the missing boy. Thank you for... Don't mention... The Lord say gratitude leads to the kingdom of the deep. Accept 100 orans as proof of my gratitude. Sì, certo. I accept and will use it well. A gift is a blessing from the giver. Take this coin... Thank you. Anche voi? Bandits came inquiring about you. Mazza quanti dialoghi. Their sign a flaming lizard. The salamanders know I've been to the swamp? They threatened us. They wanted to know your intentions. What did you say? My faith in the Lords is strong, and I said nothing, even under torture. No one in the village spoke a word. Thank you, friend. The bandits will threaten you no more. May the Water Lords lead you along straight paths. Take care. Tell me about the waters of your father. Blessed be the... Addirittura, perché una cutscene? Cioè... May the dry lands be cursed. Hagal Malku Galag. Minchia che ansia, ragazzi. Un lupo? No. Sephira and Obelisk merged. The old spells still work. Ok. Ora ho finito gli artefatti, ma non credo che li abbiamo trovati tutti. È pieno di altri obelischi, infatti. Vabbè, devo andare a uccidere qualche lupo. Infatti qua è pieno di roba che... Mannaggia.
Choke of Kiv, grazie. Più grande di quello che... No, non è una piccola mappa. Lupini? Non ce ne sono più? Merda. Niente lupini. Niente lupini. Vabbè. Vediamo se gli va bene, dai. Le viverne, per carità di Dio. Quelle sono respawnate, eh. Ero vicino al bosco dei druidi, infatti. È arrivato il momento di fare backtracking. Allora. Ti prego, Kalkstein. Ah no, Kalkstein voleva i ghoul, in effetti. Beh, ora dobbiamo risolvere 50 quest qui, finalmente. Hear about you have Al Ghul Marrow for yes, three fresh doses. Splendid. Take this gold. That formula needs rethinking. Così. About the I have new information on the tower. Tell me quickly. Before this tower, the mage erected two others, but both collapsed. This one served as his house and lab. I knew that. Anything more? The mage lived there until he disappeared, most likely dead. He constructed clay golems that served him, but hardly seemed a major achievement. That would agree with the legends of the Sentry. There are 10 cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born. Sephiroth! So the old scrolls are true! One book contained hints of the stone's whereabouts. We must find all 10 Sephiroth. I own one of them, Chokmah. The Stone of Wisdom. I suppose I'm to find the others? Yes. Near the tower, you'll find a circle of stone obelisks. When you have all 10 Sephiroth, place them on the obelisks. Ah, so close. What a breakthrough. I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfort. I'll destroy them. Smash them. Kalkstein, don't get worked up until I find the stones, which won't be easy. The information in these books is murky at best. Sorry, could you show me these books? I'll make notes for you. Here. There you are. Ammazza, ragazzi. Complimenti. Allora, ora dobbiamo fare un po'. Ah, andiamo da Siegfried intanto. Esatto, stiamo proseguendo bene nel gioco, sono contento. Forza, forza, forza. Inculum, grazie. Grazie di cuore. E metà sub goal raggiunto. Siete meravigliosi. Grazie. Let's go. Ah, lo sapevo. Oh, Andrea, è vero, oh, ti sei iscritto a tier 1, grazie di cuore. È vero, ho proprio saltato quel step di lettura, grazie.
anche Lupo Nero. Ecco, la pioggia non so se potevo dormire fuori. Non ho provato, però in effetti ha senso. Allora, Zig, andiamo. Ah, ma è dentro forse. Eccolo qua. No. I suspected it. Here are the. Wait, I must record this. Ok. Soldini, poi. Berengar è morto. Giardiniere. Ah, avevo già fatto, vero? Ok. I'm here. You look like a warrior. I finished that. Excellent. A posto. Hai voluto il uccidere le erbacce. Vincent. Via. Questo è il vero premio, visto quello che ci è costato. Spero che siano altri 400 oren, perché altrimenti lo ammazzo sul posto. Così, per gradire. Vedo l'ora dei sequel. No! Ho una lettera firmata da Yevin, il capo di una banda di scoiattoli. Potrebbe interessare alle autorità. Ma pensa un po'. I killed the Arcospore in the swamp. I have proof. What the hell is this? Oh, ecco. The hideous things that roam this earth. That's 400 Orin's reward. Many problems in town? Bandits, monsters, the plague, and you. Right. What is it, Witcher? See ya. A posto. Poi. Vai. Casa di Geralt è qua, no? Sì, a posto. No, Geralt non lo farebbe mai. Non è particolarmente legato agli scoiattoli, ma men che mai agli umani. E ha ricevuto un incarico. Ha accettato perché andava a Visima, cioè, ma perché dovrebbe fare lo stronzo? Molto bello che ci sia la possibilità di farlo. Molto bello. Ok. Scusate. What brings you here? Troppo frame rate. I have a message for you from Yevin. Yevin? I don't need to read it. I know what he wants. Witcher know that whether elf, human or dwarf, they all want the same thing. Le nani. She dwarves. How witty. Shove off. Come back later for my answer to the elf. Oh merda.
ok, è risolta allora. Perché non... Ecco qua. Assassino d'elite? Minchia. Bella figura. Bella, gran figura l'assassino d'elite. D'elite, vai. A posto. Elite. Thanks, Geralt. You saved my life. The bastard snuck in here. Somehow they found out I'm after them. Who? What happened? Salamandra. I was a step away from solving the mystery. One small step. Relax, Raymond. You're safe now. Not likely. They're following me day and night. I gotta find a way to lose them. What do we do? I'll set a false trail. You question the new suspects. Who? Here, take these notes. They list all the key leads. What do you intend to do? They're on my heels, so I've got to disappear. I'll draw them away while you pursue the investigation. I'll find you, White Wolf. Ma porca. Quindi siamo passati a un altro. Welcome. Tell me. Not so fast. How much do I owe you? 200 arons. Ma che ti si incula? This investigation is getting expensive. I'm not the prophet Labiota. I can't live on roots and berries. Neither can my informers. I guarantee you these are the bare necessities. For 200 arons I could get. The costs are what they are. Take it or leave it. Really? Yes? This investigation. I'm not for the yes. Seal. Ma ti ho solo parlato, non li volevi prima. Dimmi cosa è successo, dammi informazioni. Ma scusa. Ok. Mi ha chiesto altro denaro, non durante la cazzo in precedente. Bimbo. Mr. Marlowe sent me. What's happening? Raymond said he has some new information. Come to his house as soon as you can. Thanks for the message. Ragazzo deciso. Devi uscire e rientrare. Will do. Yes. Beh no. All right. Two down to nine. How did well some wait a minute. Are you spying? Ah, ora è partita? That's my job. See you later. Dai miei soldi? Mere deduction. Sì, ma ripetimelo. Yes? Do we really need to do this autopsy? We can't move forward without it. Ma, see you later. Ma che so, si è buggato il dialogo? Ah, accidenti. Quale autopsia? Di chi? Porca miseria. Te guarda un po'. Non ho skippato, che il dialogo era lo stesso, era cominciato nello stesso modo. Mi ha chiesto di nuovi soldi e poi ha continuato con un punto e virgola che non c'era prima. Ah, il prigioniero. Ok, vabbè, easy, ok, ok. Allora, Shani. Non servirà molto sta cosa. Ah, no, sei maga, ok. Quickly, I need to get back. I need you to help me with an autopsy. What? That's illegal. It's necessary. Visit me at night. We'll talk. E ti pareva. See ya. Ok. Andiamo a dormire. Solo che devo ancora consegnare le pelli, eh? Che sono il mio vero dubbio. E tra l'altro ero convinto che avrei ottenuto un nuovo incantesimo alla palude. Forse dentro la Torre del Mago. Probabilmente dentro la Torre del Mago, sì. Una storia di fantasmi? Intendete quella del gol? Wow, che cacchio!
Oh, beh, pericolosa sta cosa, eh? Non è maga, ma ha l'effetto per farti capire che sta curando. Not so smart, ma prendo atto. Porta della casa di Ramsmith. Looks like I have to deal with these idiots. Are you lost? Who lives here? Don't answer a question with a question. C'è scritto. Let me rephrase. Some nerve. This is Ramsmith's house, and he never spoke of a visiting mutant, so scram. Ma veramente, sei proprio convinto. Ah, spada sbagliata, è vero. Allora, Ramsey. Vediamo un po', eh. Grazie. Oh, questa è una cosa che mi piace del GDR. Finalmente sta andando. Allora, Ramsey, buongiorno. Ti vedo rilassato. Fammi un po' vedere. Non ha neanche reagito. Molto bene. Oh, grazie. Alcolica media. Molto buona. Rara. Costosa, probabilmente. Frutta. Chi se ne frega. Rimane lì dov'è. Cos'hai qui? Oh, polvere da sparo. Stai pescando? No, d'accordo. Nah. Io, ecco, mi blocchi da fare cose, intanto vado a controllare. Prima ti rubo. Caramella. La caramella sarebbe da prendere, magari è rara. La caramella sembra una cosa di valore in quest'epoca. Vediamo un po'. No, non c'è scritto niente. What do you want, Wolf? Non è possibile. I need to talk to you quick when I am there. I said it. Your people attacked you. Let's say I'm sure there any. Ritiro quello che ho detto prima. Redacted, ragazzi. Cipuo, Manuel Snake. Grazie, welcome back a entrambi. Look lively. Ci siamo. È il momento della verità sull'anziana signora. E ti pareva. I'm here. The white frost approaches. I feel true. Old age is no jest. Yes. Beh, indovina un po'. Ciao, Shani. Shani. I wanted to talk. What is it? Sometimes I dream of... I'm sorry. Ma è tutto... Ma l'hai già fatto sto discorso. Non ti ripetere. Programmate via i dialoghi. Ci sai, do. Bra. Yes. Fantastico. Grazie di essere passato durante i mondiali. Shani, I wanted to ask you something. Mm-hmm. I need your help with an autopsy. Lo sa già. An autopsy? Since when do you deal with stuff like that? Since I started investigating Salamandra. Okay, though, I'm no coroner. You'll have to interpret our findings. We'll meet in the evening. Until then, gather as many clues as possible. I'll sniff around. Get the body from the gravedigger. We'll meet at the hospital in the evening. Ma in realtà, in questa live abbiamo avuto anche vagine. Perfettamente modellate e stranamente esplicite. Sono rimasto molto colpito. How do I find information to help the autopsy? Ask Vincent Mice, but also look for books on anatomy and pathology. Tanto. Farewell. Yoren
Cioè io devo ammazzare le viverne per comprare libri che poi non mi servono. Buffo, grazie. Vabbè, d'accordo. Stiamo muovendoci in maniera molto meccanica. Sta zitta, signora. Però perlomeno... Che... No, che è successo? Non ho fatto niente, signora. I'm here. The white frost. True. Diciamo che potremmo anche considerare questo evento come canonico, nel senso che non è il gioco che non funziona bene, è lei che è rincoglionita. Per me ci sta, eh. Per me funziona come racconto. Solo che penso che Vincent stia dormendo a quest'ora. È pesantuccio lato 2, eh. Io mi aspettavo che... Ero convinto che avrebbe preso una piega diversa. Invece siamo di nuovo a Vizima a fare... I fattorini. Allora, intanto vediamo. Dai, fiori e oro, andiamo alla diga. Sul fattorino mi dispiace, ma ti conviene rassegnarti. Me l'aspettavo, ma ci sta, cioè lo accetto volentieri. È un'esperienza che comunque porta a diverse situazioni piacevoli, come per esempio il giocare The Witcher. Guarda lì, arrabbiatissimi. Con i loro 3 punti esperienza a kill che non voglio neanche avvicinare a pensiero. Ready to go. Progresso. Non sei tu? You a witcher? Tell me. I saw them suck. Me l'hai già detto. Eccolo il traghettatore. Trans. Where do you go? I ferry. Ma I'll find. Non è lui? Ah, non ho mai raccolto la fiori di forbicina penduca. Ma non l'avevo letto che... Non avevo trovato della... Quindi non ho il fiore. Ma ero convinto di averlo. Yes. The dock has yet to be clear. I won't interfere with your method. I'll visit the swamp as soon as... Yes. Me l'ho fatto, non è vero. I seek the Sephiroth stones. I haven't yet located them all. I thought you might know such art and oddities. I once purchased one for its magical potential, which turned out false. Ah, si può fare. And I paid a mage a costly sum for the examination. Then would you sell it to me? Sell my Tipperath? I'm rather fond of it. I'll give you a good price. 500 orns? I didn't think it was worth so much. But all right. I wear Tipperath as an amulet. We can deal right now. I have 500 orans, though it's quite a price to pay for a stone. I sadly relinquish it, but my reputation would suffer, as would my business, if I did not deal.
The Sephira is yours. Yes? I want to sell it. Hard work deserves... Here. Yes? I've nearly completed... All right, speak. If you don't work with Salamandra, who are you? A modest merchant. Allow me to show gratitude with a gift. Quit bluffing, Declan. This symbol signifies my secret society. We seek to destroy Salamandra. Learn anything useful? The Salamanders have risked much. This is a political matter, let me tell you. Some larger schemes at play in Redania. Few people know the secret. King Faltest, the Lodge of Sorceresses, and I watch the northern border. How does this relate to Salamandra? Azar Javed has sent a special force north. My men saw them. He too knows something's brewing and is making preparations. Okay. Yeah. Poi non ho pulito la prodo dai droner, scusate. Ottimo, basta quando stiamo andando avanti con la quest. Yasei Takatu, grazie. Welcome back. Le ho vendute le spille, le ho vendute. A new customer. Come aboard. What do you want? Yaren sends his greetings. Finally. Here, 5 beggar tick blocks. 400 orange. I'll be sure. What do you want? Take me time. Okay. Ready to go? Wow. I wouldn't have. Wow. 400 oren. Buono. Qui non c'è la quest di arrivo. La cazzo di arrivo. Questo è l'approdo, giusto? Perché mi dà la quest ancora attiva? Ah, ok, ok. Ovviamente. Ah, è vero, la divisa. Allora, andiamo di notte. Se questo è l'approdo, dovremmo poter distruggere i vari droner. Ah, l'approdo lato palude. L'approdo lato palude. Porca miseria. Ecco perché non me l'ha dato allora. Perché io li ho uccisi qua e non li ho uccisi là. Ok. Che pazienza. Ok. Steplion 208, grazie. Welcome back. Allora, tu hai le... ho le tue pelle. Ah, sta zitto. Ma lo sapevo io che non era... che me la fregate lui. Porca vacca, lo sapevo. Che lo sapevo che mi fotteva. Quanto lo sapevo. Vabbè, ora saranno respawnati, ovviamente. Sì, il lato palude non ha molto senso, ovviamente. A cave entrance. Oh, a cave entrance, eh? Oh, oh, Lupia go go, perfetto. Non ha per niente l'effetto che speravo, ma... ah, ora forse un po' sì, dai. Ho sbagliato. Parrok, grazie. Cioè, ora le pelli le ho, eh.
Beh, direi di sì. Ok. I funghi li prendiamo, servono per le pozioni. Ok, allora poi. Interessante. Sarcofago di Vran. Oh, what? Buono. Nice. Ma è un incantesimo quello. Sì! Hai imparato il segno difensivo Quen, in grado di bloccare tutti gli attacchi e proteggerti dai danni. Scegli un segno sulla parete. Quen sparisce non appena lanci un altro segno o attacchi un nemico. Ah, ok. Molto bene. Corridoio. Quello è il panic button, sì, ci sto. Tutto chiuso. Funghi. Ormai sono diventato veterano, ragazzi. Guardate come scatto in giro. Mi dispiace non guardarmi troppo intorno. Spero che non vi stucchi la fretta. Ma non è fretta in realtà, è arcadeness in questo caso. Decisamente resistente la spada d'argento, il lupo. Funghi, funghi, funghi. Grotta, veleno. Meglio raccogliere tutto perché figurati se andremo spesso in grotte. Questi giganti. Sì, perché gli animali non sono mostri, appunto, è vero. Ha senso. Vabbè. Buono. Vran. È sicuramente parte degli appunti e dei libri. Ringhia, ringhia. Ok, Yaren. Ciupa. The ferryman paid. About time. Here's your share. Real pleasure doing business, Witcher. Likewise, Yaren. Speak. Godspeed. Oh.
Mio Dio, quanto mi ricorda Lineage 2 questa cosa, non avete idea. È tipo stordente. Ce la facciamo, dai. Pure vero. Dai. Ok, è caduto. Nuovi ingredienti. Ma ogni tanto troppo qualcosa di sculato, probabilmente. Ormai ho capito che nel gioco non conviene leggere sempre tutto, perché tanto alla fine l'automatismo di creazione delle pozioni e le descrizioni ti aiutano abbastanza a capire cosa fare quando, ma... Allora, Geralt. Oh, molto bene. Quen. Il nemico che attacca prende il 5% della vitalità attuale. Resistenza al fuoco più 50%. No, prima pensiamoci. Richiede studente? In cosa? In intelligenza? Perché non... Richiede... Ah! Ho capito. Ti si sblocca qui. Va bene. Genera uno scudo da soli danni. Durata scudo più 25%. Ne ho anche uno d'argento. Resistenza a sanguinamento più 50. Armatura più 5. Danno più 10%. Eo. Come se fosse una cosa sacrificabile. Resistenza all'acido. Durata segno più 10%. Beh, il vigore per ora me ne sbatte niente, ragazzi. Il vigore non mi induce nessun interesse da videogiocatore, proprio zero. A parte questo, metabolismo alterato. Questo mi interessa. No, funziona solo quando Geralt è avvelenato da una pozione. Vabbè, sì, questo mi interessa. Il resto proprio zero. Non fa schifo, ma è l'ultima cosa che mi interessa veramente. L'ultima. Abbiamo anche consumato tutti i punti che avevamo accumulato alla fine della scorsa live. Così sì, mi piace giocare. Minchia che bordello! Amici, che succede? Aiuto! Quanti siete? Mazza, quello sta assertando la tipose, tra l'altro. Quanti siete? Madò! È veramente un MMO comunque. Mi piace come sensazione in questo. Un po' meno l'esecuzione, ma... Ci sta, dai. Ok. Glu glu glu. Tra l'altro si farma anche molto bene qua, immagino. Resti ovunque.
Vabbè, non ci credo più che sono disponibili nuovi ingredienti. Non sono nuovi. È un modo di dire di quando può. Puoi comprarli? No, non lo so. Non dire cazzate, Mike. Stai attento. Sei coinvolto, ma non ti distrarre. Servirebbe l'assorbimento delle monete di lupo, porca miseria, di Sekiro. Ok. Andiamo adesso al falò del porto, che verrà chiamato approdo. Qual è la quest che ci chiede di farlo? Vediamo un po'. Mamma, che bordello. Devo tornare a più tardi a Vivaldi per prendere la risposta. Ok. Shani si indebita con me, dovrei parlare più spesso. Beh, direi. Torre misteriosa, ho recuperato 8 Sephiroth, me ne mancano altri 2. Uno ce l'ha Kalkstein, quindi me ne manca uno. Porto sicuro, devo prendere la barca per raggiungere la palude e sbarazzarmi di tutti i mostri che vengono al porto di notte. Vai! Let's go! Stiamo facendo la gran... Stiamo facendo delle belle partite, sapete? Secondo me stiamo facendo delle belle partite. Ci sta. No, Kalkstein non me l'ha dato. Non credo me l'abbia dato. Perché Geralt ha detto, allora devo trovare gli altri. E poi lui me lo darà per ultimo. Via, capirai. A new customer. Come aboard. Ok. Dai, fai un mini boss. Mettimi un mini boss. Purtroppo quel ruggito è generico, quindi non conta. Dite che me l'ha dato? Cavolo. Come faccio a sapere quando ho finito? Perfetto. A posto. Ready to go? Da mo? I wouldn't have paid you. Esatto, non ti avrei pagato se non ero pronto, imbecille. Belli si dialoghi. Baruk, grazie. Ah, ti avevo già ringraziato, ma come sempre, male non fa. Siamo a un passo anche da un altro level up. Dai, di lusso. Non ho ancora pensato a cosa porterò dopo The Witcher come saga, ragazzi, ma non è il caso di pensarci adesso. Io credo che manchi molto tempo. Molto, molto tempo. A posto. Che bello giocare The Witcher, porca miseria. Yes. I want to say hard work deserve. I'll come back. Yeah. Yes. The dock is. I knew you. Thanks. Yes. How to play a Western RPG. Boom. Bella partita. Yes. Bella partita, ragazzi. Non ho ancora preso l'armatura da 5000, ma ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando. Eccoci qua. È stato un piacere.
È stato veramente un piacere. E ci vediamo dopo cena per Tenchu. Per Tenchu. Davvero. Davvero. No, ho intenzione di quanto più possibile di far durare 3 ore le live, ma dipende anche il gioco. A volte questo rischia di essere troppo denso per poterci navigare con interesse per un'altra ora. Stanotte si continua Tenchu, finalmente, e... ragazzi. Kuro Lili sta giocando Inscription. Che dire, vi mando da lei e alla prossima. Fight, fellers. Grazie.